Eccoci con Alessio. Finalmente vedo Alessio. Aspetta che ti guardo. Questa la metto. Perfetto. Vai, tutte e due le mani sul volante, lei. Questo me lo prendo io. Vai, qui mettiamo su questo sport. Ok, ci siamo, dai, adesso. Stai, guarda lì, devi guardare. Sono sempre le stesse cose che vi dico. Anche a Giuseppe dico sempre le stesse cose, ma a tutti alla fine. Metti a posto subito lo sguardo. Anticipa sempre con lo sguardo. Seconda, anticipa. Sempre sguardo, non anticipo la curva e poi apro stesso, vai, apri un po' di più, cerchi di farla scorrere sempre, questa da qui. Ok, passa a destra, questo è il semaforo, ce la facciamo in terza e rimaniamo in terza. Guarda dove deve andare la macchina adesso, guarda l'uscita direttamente adesso. Ok, stai tutto a destra. Guarda l'uscita direttamente e vai, chiudi sterzo, apri sterzo, apri sterzo, cominci a dare gas e vai con la terza. Ok, qui ritardano un minimo, togli il gas, vai tutto a sinistra, stai tutto a sinistra, dai tutto gas, chiudi, accelera tutto e rimani così. E vai con la quarta, cerca di non telegrafare con il gas adesso. Gas costante, dai un po' di gas costante, adesso tutto, piano piano la fai scorrere, fermo col volante. Quando fai le curve adesso, una volta che tu hai impostato la traiettoria, fermo, se tu fai così non serve a niente, anzi la scomponi la macchina, stai tutta a sinistra, dai tutto gas, vai, tutto gas, bravo, fermo col volante, fermo, e poi riallineo. Bravo, freno, rimane con quarta, e frena di più, molla il freno, lascia il freno e sali. Adesso tutto gas, guarda là, fermo col volante, bravo Alessio, fermo, 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 vedi è matematico che poi arrivi qua, eh. Una volta che tu imposti una traiettoria, se tu gli dai sterzo, la macchina comincia a fare dei trasferimenti di carichi, invece la tieni neutra. Terza. Guarda il punto di corda, comincia a entrare, ferma un po' di più. Ok, stringi ancora, gas costante, da adesso in poi tutto. Ok, sciogliti con le braccia, non guidare con le spalle adesso, sono le braccia che girano il volante, eh? Ok, freno, terza, molla il freno, apri sterzo, comincia ad aprire sterzo. Hai visto? Quando ti ho detto apri sterzo, tu stavi chiudendo ancora di più, eh? Ricordati di buttare gli occhi verso dove deve andare la macchina. Anticipa con lo sguardo, rallenta ancora, togliamo il freno, gas, non telegrafare con il gas, o glielo dai o non glielo dai. Stringi di più, stringi, comincia ad aprire sterzo. Bravo, terza. Togli il gas, tieni tutto a sinistra, continua a tenere a sinistra, tutto gas, daglielo tutto, bravo, daglielo tutto, 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 tutto e arrivi qua. Hai visto? Ok, una volta che tu imposti, falla andare la mano. Gas, rimani tutto giù. Falla scorrere, apri, apri di più. Tieniti a riga bianca adesso, ritardala un pochettino,
stai lì, adesso chiudi, vai al cordolo, bravo, rimani fermo così e piano piano riallinea. Ok, bravo Alessio. Freno, freno ancora, rimango in quarta, lascia il freno, gas, tutto gas, intanto ti fai la curva. Bravo, perché Cimini 1 e Cimini 2, una sola. La raccordiamo, no? Da 2 ne facciamo una diretta. Ok, terza, continua a rallentare ancora, lascia il freno, stringi un po' di più, gas costante, da adesso in poi tutto e falla scorrere. Bravo Alessio. Preparati per la prossima, tutto a destra. Ok, frena di più. Apri sterzo, comincia a aprire sterzo Alessio. Lì devi arrivare, capito? Sfrutta tutti i cordoli. Qui rimani al centro. Freno, terza, accompagna la frizione. A destra, tieni un attimo a destra un secondo e togli il gas, togli il gas, ci facciamo superare da questi dietro. Vai, 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 ci ho messo le quattro frecce. Ok, terza, rimani a sinistra, rimani, taglia tutto gas e taglio, falla scorrere il più possibile. Quarta, bravo. Rimani in quarta qua, non c'è bisogno di dare terza, rallenta soltanto col freno, lascia il freno, tutto gas, giù tutto e fai soltanto la traiettoria. Ok. Tutto a sinistra, mantieni, entra, mantieni a destra. Bravo, allinea, allinea, comincia a allineare. Ok. Frenare un po' di più, modulando, Lascia il freno, tutto gas, guarda lì e manda la mano. Ok, te ne accorgi subito quando tu stai andando bene, perché la guida dopo diventa lineare, no? Freni al punto giusto, la traiettoria è giusta, il gas non telegrafi, ok? Adesso sei già molto più fluido rispetto a prima. Terza, anticipa con lo sguardo. Aspetta a lasciare il freno, aspetta. Lascia il freno adesso. Gas. Da adesso in poi apri sterzo, modulando anche l'apertura dello sterzo. Apri sterzo, qui ci apri il sterzo e vai con la terza. Freno, terza, stai un po' lontano da questi perché li vedo un pochettino un po' così che giocano. Quando si sente, guarda che sotto. Apri sterzo e terza, qui stai tutto largo a destra, poi guarda dove devi andare, mandaci il muso della macchina, stai tutto a sinistra, gas, vai largo e quarta. Gas. Stai un pochettino un po' più staccato perché guarda che sta a fa questo. Dai, accelera. Vai. Lampeggia. Vai. Stai su. Va. Tutto gas.
gas. Vai, vai, non avevo paura. Mamma mia. Tieni la corda, tieni, accelera. Guarda, sei tutto a destra, eh. Rimani in terza, seconda, stringi. Gas, apri sterzo. Dai tutto gas, aspetta, dai. Spingi di più. Dai. Sì, però non si può fare così, eh. Allora, facciamo una cosa, Alessio. Fagli andare avanti, tanto... Cioè, se non riusciamo a gestire questa situazione, tu vai un attimo un pochettino piano, se no andiamo sulla destra. Vai. Guarda. Lascio il freno, salgo, fermo col volante però, vai. Vai con la quinta. Quarta. Terza. Stai stretto, eh? Dai, accelera. Guarda. Ok. Vai più piano qua perché questo qua prima o poi si accorgerà così, si gira. Quindi poi dopo ci viene a sbattere. Aspetta un secondo. Vai così, vai. Allora Alessio, senti, ascolta, facciamo una cosa, distanziati un pochettino, entriamo dentro i box piano piano poi riusciamo, ok? Perché così riusciamo, cioè, facciamo solo danni, ma non noi, cioè lui ci rifà fare a noi, quindi a sto punto purtroppo... Allora, rientriamo in box. Rispetta ai limiti massimi di velocità. Senza fermarci, Ok, continuiamo. Facciamo un drive-thru. Vai. Rimani qua, Oh, aspetta, togli il gas e fai passare loro. Senza frenare, non c'è bisogno.
miscele? Dai, bravo, bravo. Modula la frenata. Ok, adesso tutto gas, concentrati sulla traiettoria e basta. Perfetto. Vedi, sono andati fuori quelli. Guarda quelli. Stanno là, eh. Quelli di prima, fino a là sono arrivati, te l'ho detto io. Troppo tardi scali, dovresti rallentare di più prima e scalare prima, se no usciamo lenti e rischi di entrare in curva, che infatti adesso siamo entrati in curva con la frizione ancora spinta, Corda, dai tutto gas, ok, stai a destra, apri sterzo, togli gas, stai tutta a sinistra, taglia, rimani in quarta. Aspetta, gas, vai, mantieni tutta la sinistra, ok, ritardare un pochettino, adesso scendi, bravo, fermo col volante, fermo, immobile. Bravissimo. Ok, frena. Rallenta di più. Frena. Accelera. Ancora rallentare un pochettino, lascio il freno, do un filo di gas costante, da adesso in poi tutto e piano piano apri sterzo. Bravo. Frena, piano, accompagna, stringo, dai gas, apri sterzo. Dalla seconda alla terza lascia il braccio morbido che va da sola. Capito? Sei un po' duro con la seconda e la terza. Terza. Seconda. Aspetta. Gas, guarda questa. Accelera. Quarta. Dai gas. A sinistra, te togli il gas, dai gas, dai su, vai.
rallenta ancora, eh? Guarda l'uscita, guarda l'uscita Alessio, guarda l'uscita. Adesso gas. Ok, stai tutto a destra. Entra. Gas, apri sterzo, qui c'è aprire sterzo. Bravo, vai su quello anche sul verde. Anticipa con lo sguardo, frena di più, vedi adesso, lo sai perché? Perché tu stavi guardando dritto, vedi, capito adesso, anticipa con lo sguardo, Alessio, guarda l'uscita, guarda dove deve andare la macchina, lì devi guardare, perché la macchina deve andare qua, invece hai visto stavi guardando ancora verso l'interno, togli il gas, stai ancora a sinistra, dai tutto gas, taglia, taglia, fai tutto. Girala di più, cioè ruotala testa, ruotala di più la testa, non, cioè non guidare con gli occhi, guida con la testa e gli occhi, tutte e due, mantieni, mantieni, mantieni tutto gas, piano piano te la fai scorrere. Ok, vai a riga bianca, rimani sulla riga bianca. Entra, mantieni la corda. Dai, ok. Qua. Calma, capito? Cerca di farla fluida la cosa. Frena di più, di più. Vedi, siamo lunghi. Guarda là. Guarda là. Non abbassare lo sguardo. Alza la testa. Alzate la testa e guarda, girate di più col casco, capito? Cioè gira proprio, ruota la testa adesso. Se ci hai fatto caso ogni volta che sbagliamo una curva è perché stai guardando un'altra parte, eh? Ok? Ruota la testa e guarda già verso l'uscita e manda il muso nella direzione giusta, mandacelo, gas. Ok, rimani così. Bravo. Adesso dolcemente vai a destra, ti prepari per la prossima. Comincia a frenare da qua, guarda terza, frena ancora di più, stringi, entra, apri sterzo, guarda dove stai, guarda, guardavi lì, invece devi guardare qua, falla scorrere di più la macchina verso l'uscita, ma questo vedrai che lo migliori se tu con lo sguardo vai nella giusta direzione con gli occhi, là devi guardare adesso e contemporaneamente ci vai. Tutto a destra. Facciamo passare questi dietro, mettiti sulla destra. Terza. Vai. Stai tutto a sinistra. Chiudi, 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 chiudi. Vedi quanto ti hai recuperato lui? Perché lui ha sbagliato l'inserimento. Rimani in quarta, qua devi stare e poi dopo chiudi, tutto gas e rimani così e poi dolcemente apri. Non andare subito verso l'interno della curva, ok? All'inizio lì sulla Roma stai un po' a metà e poi piano piano cominci a chiudere. Stai un po' più sulla destra, stai sulla destra, bravissimo, e poi con calma arrivai dopo. Quarta, frena un po' di più, lascia il freno, ok, guardo, frena un po' di più, frenala, frenala ancora, lascio e gas, cerca di essere fluido, se mi serve entro ancora frenato, poi lascio il freno e do un po' di gas costante, poi glielo do tutto, ok? Man mano che apro sterzo glielo do, apri sterzo, comincia a aprire sterzo, bravo,
guardo, bravissimo, bravo, adesso mi sta bene che ti ho guardato e guardavi già verso il dopo. Guarda l'uscita, manda la macchina verso l'uscita, bravo, bravo. Togli il gas, stai tutto all'interno, eh. Adesso prendiamo la bandiera a scacchi, eh. Bravo, aspetta. Ok, adesso stringi tutto. Gas. Da adesso in poi gas. Tanto lei ci sta. Fermo col volante. Appoggio che la macchina sta andando, cioè ha fatto la curva, riallinea, capito? Cioè non la forzare ancora, è inutile che tu la forzi, falla andare, adesso mettiti sulla destra e raffreddiamo un pochettino, va bene, bravo Alessio, bravo, all'inizio quando siamo entrati, il fatto di guardare oltre mi destabilizza nel guardare adesso con dove sto. Cioè io riesco a, te non ti serve di guardare adesso dove stai, perché te se guardi diciamo avanti a te tu c'hai una porzione limitata perché sei tu che te la limiti, se tu invece impari a guardare oltre c'hai tutto nella tua visione, capito? Se tu guardi da qui a poco c'hai solo quello, se tu invece impari a guardare da qui a tanto più avanti o comunque anticipare c'hai tutto, perché noi abbiamo anche la visione periferica. Quindi o impariamo a gestire la visione nel totale, anche con la visione periferica, o se no non sai mai dove sta andando la macchina, capito? Cioè sei sempre in ritardo. È proprio un concetto, diciamo, matematico. Per esempio, l'errore che fanno tanti che quando prendono la patente è che guardano dritto per dritto avanti l'asfalto, ok? Se tu guardi l'asfalto, tu fai una porzione per volta, è come un fotogramma a botta, capito? Se tu invece guardi avanti, anticipi, il fotogramma tu ce l'hai già fatto e già anticipi su quello che succederà, ok? Se tu metti a posto questo in pista, come nella guida diciamo di tutti i giorni, stai una spanna avanti, sopra, ok? Pure il fatto dell'on off sull'acceleratore, sì, perché è molto corta qua la, sì, ma la perché ti ho messo il dynamic, quindi sport, capito? Quindi devo prenderci un attimo, va bene, quello sì, però quando tu lo facevi lo sai perché? Perché tu non eri convinto della traiettoria, non essendo convinto della traiettoria è normale che il tuo cervello ti dice oh togli un attimo il gas perché prima devo mettere a posto la traiettoria, ok? È tutto un riflesso incondizionato. Se tu metti a posto, infatti una volta che ti ho detto e l'hai cominciato a fare, imposta una traiettoria e quella rimane, e poi il gas stava giù, guarda caso, no? Ok? Il cervello umano è complicato su alcune cose, però siamo noi che dobbiamo scardinare alcune cose. Sì. Però bravo Alessio. Bene. Rispetto ai primi 10 minuti siamo cambiati, poi purtroppo ci abbiamo avuto quel deficiente, vabbè, però insomma. Andiamo dietro. Ah, e vabbè. Vai un po' più avanti e stiamo a 19.